Negli ultimi anni le cuffie true wireless hanno chiaramente spopolato il mercato, ma forse in questi anni ci siamo dimenticati di loro, le vecchie tanto amate cuffie col cavo. Hanno ancora senso nel 2021? Partiamo col dire che se le cuffie true wireless hanno spopolato il mercato è sicuramente perché hanno molti più pregi rispetto a quelle col cavo. Innanzitutto non hanno il cavo, non hanno quel fastidiosissimo cavo che si attorciglia, che prima di usarlo bisogna storcigliare, e cuffie corte, tutto il cavo che si attorciglia. Esisteva un buon po' di tempo fa i video che facevano vedere come non attorcigliare le cuffie col cavo che non si attorciglia. Insomma, non avere il cavo è veramente un grandissimo pregio. Prendiamo, apriamo la scatolina, le mettiamo alle orecchie e siamo pronti per ascoltare la musica. Anche se il fatto di non avere un filo vuol dire avere delle piccolissime cuffie, queste sono anche abbastanza grandi, sono le Huawei FreeBuds 3 queste, sono anche abbastanza grandi, ci sono anche di quelle molto più piccole e quindi aumenta il rischio magari di perdita, di caduta. Io per primo le ho fatte cadere in una mini fessura, fortunatamente sono riuscita a prenderle, o magari anche di ingerimento durante il sonno. Non sto scherzando, è successo veramente. Ma soprattutto, una cosa che non riesco molto bene a capire è che le cuffie True Wireless, nei loro 5 anni di esistenza, hanno fatto grandissimi passi di evoluzione tecnologica. Le cuffie col cavo, invece, se vogliamo vedere quelle del 1990, che non so se esistevano, rispetto a quelle di oggi, del 2020, alla fine il concetto è sempre lo stesso, sono sempre le stesse cuffie. Abbiamo visto nelle cuffie True Wireless grandissime riduzioni del rumore, sistemi che capiscono quando parliamo e allora abbassano il volume della musica, soppressioni del rumore veramente pazzesche, soprattutto una grande interazione con i dispositivi, possiamo veramente con un click cambiare il dispositivo su cui utilizzarle. Insomma, hanno dei grandissimi pregi lato tecnologico e lato innovazione, cosa che in questi 20 anni non abbiamo mai visto le cuffie col cavo. E inoltre una cosa che apprezzo delle cuffie True Wireless è la varietà. Le cuffie col cavo alla fine sono sempre quelle, magari sono bianche, magari sono nere, magari hanno il gommino, magari non ce l'hanno, però sono sempre quelle. Invece le cuffie True Wireless troviamo innanzitutto di un sacco di colori, un sacco di tipologie. Abbiamo queste più stile AirPods, diciamo banalmente queste rispetto alle AirPods sono diverse, queste stanno in modo diverso all'orecchio. Ci sono quelle più piccole, quelle più grandi, quelle con gommino, quelle senza gommino, insomma tanti form factor diversi in base alle esigenze dell'utente. Magari uno gli interessa di più la soppressione del rumore, allora va sulle Huawei FreeBuds 3, oppure uno interessa più l'integrazione con i dispositivi Samsung e allora va sulle Galaxy Buds. A parità di prezzo, due tipologie di cuffie differenti per due tipologie di utenti differenti. E tra l'altro il grande spopolamento delle cuffie True Wireless è sicuramente dovuto al fatto che molti telefoni nell'ultimo periodo non hanno jack per le cuffie, non si possono mettere queste cuffie se non con un adattatore come questo, che però è molto piccolo, è molto scomodo, a volte non funziona, è facile perderlo. Ok, detto così sembra che le cuffie col cavo sono da buttare, ma in realtà non è così, hanno anche loro dei vantaggi. In primis la facilità d'uso. Le cuffie True Wireless, ok, le apriamo, le mettiamo all'orecchio e ascoltiamo la musica, ma ricordatevi che sono Bluetooth, quindi si devono connettere, comunque ci sono quei 5 secondi in cui si connettono. Magari quelle di fascia un pochino più basso non hanno un buon Bluetooth, loro ci più a connettersi, sono già connesso a un altro dispositivo, bisogna scollegare da quello per collegare sull'altro, a volte sono dei problemi col Bluetooth, banalmente la batteria è scarica, per queste sono a batteria, non sapete quante volte mi è successo di metterle e din dan, batteria scarica e quindi non si possono usare. Con le cuffie True Wireless attacchiamo un cavetto al telefono e lo utilizziamo, è molto molto più immediato l'utilizzo. Ma soprattutto, nonostante le cuffie True Wireless hanno fatto grandissimi passi da gigante a livello tecnologico, è rimasto una cosa che penso che anche negli anni non riusciremo mai a togliere: la latenza. La latenza è il ritardo tra il video che vediamo e l'audio che ascoltiamo in cuffia. E nelle cuffie True Wireless possono anche avere Bluetooth di 10.9 milioni, tecnologie fantastiche, queste promettono di avere una latenza veramente bassissima. Ma la latenza ce l'hanno. E finché si guardano video su YouTube, finché si ascolta musica, non è per niente un problema. Ma quando si va a lavorare con file video, si fanno tagli proprio a millisecondo, come succede a me con i tuoi video. Non si deve avere latenza e quindi è obbligatorio utilizzare delle cuffie col cavo, perché loro appunto avendo il cavo non avranno mai questa latenza. Ma quindi i pregi delle cuffie True Wireless sono superiori a quelle delle cuffie col cavo. Queste hanno ancora senso di esistere? La risposta è sì.
sia per chi non ha bisogno della latenza, quindi come per chi lavora molto nel mondo video, ma soprattutto per chi non le usa molto. Pensate, una persona che magari le usa quelle 2 volte a settimana per fare una videochiamata, ogni tanto per ascoltare la musica, perché dovrebbe spendere minimo 50 euro per delle cuffie True Wireless decenti? Usa quelle gratis della confezione dell'iPhone 2G ed è praticamente la stessa cosa. Sicuramente le cuffie True Wireless sono più dedicate a un pubblico che le usa molto di più e magari che ha bisogno di una qualità migliore della musica. Quindi ragazzi, vi lascio come sempre in descrizione il link alle cuffie, queste che sono le Huawei FreeBuds 3, anche se ormai sono uscite un sacco di modelli dopo di loro, quindi magari vi consiglierei di prendere le FreeBuds 4i e loro che sono le Ludus Ultra. Cuffie fantastiche, hanno dei gommini bellissimi e costano 6 euro praticamente, quindi cuffie veramente approvate. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!